Racing Podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio di Formula 1 che si è corso domenica sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal. Parliamo del Gran Premio del Canada, si torna 3 anni dopo sul circuito di Montréal per una gara che vede anche una volta l'allungo di Max Verstappen sul rincorso al titolo del mondo, vede una Ferrari che si riscatta soprattutto con Carlos Sainz, la classe operaia che va in paradiso, e c'è il riscatto anche della Mercedes che capitalizza con Lewis Hamilton un gran bel podio. C'è anche la rimonta di Leclerc, scontata, visto anche la macchina che possiede, dall'ultima posizione a una ottima quinta finale. Tanto da dire in questo Gran Premio del Canada che ha regalato ancora una volta tanti temi di cui discutere, a partire dall'ennesimo problema delle affidabilità delle macchine, perché così come la Ferrari è stata vittima dei motori sia in Spagna sia a Baku, anche la Red Bull deve tornare a fare ammenda col proprio motore e avere soprattutto un pilota in meno che poteva puntare quantomeno a una gara molto importante, ovvero Sergio Perez, perché questo è uno dei grandi highlights della gara del Canada, un Sergio Perez che per la seconda volta in stagione fonde il motore dopo la gara in Bahrain e deve di fatto abdicare. Anche Perez, un po' come Leclerc, ha avuto tanti problemi in qualificazione. Non ha cambiato il motore, Perez in realtà non si è qualificato anche per problemi suoi, visto che anche nella Q2 il messicano era andato a muro causando una bandiera gialla. In ogni caso, questa prestazione di Perez è importante per gli altri, perché con una Red Bull in meno c'era spazio sia per Hamilton e la Mercedes in generale, che comunque ha fatto una buona gara, sia per Sainz, un Carlos Sainz che dopo tante critiche, dopo tante appunto accuse, anche da certi punti di vista giuste, visto che con una macchina comunque performante come la Ferrari era abbastanza strano che il secondo pilota facesse comunque questi tipi di risultati, perché Sainz ce lo aspettavamo tutti, quantomeno a livello di Perez, a sto giro invece il pilota spagnolo dimostra di essere veramente sul pezzo e quantomeno provare a giocarsela con Max Verstappen. Carlos Sainz peraltro beneficia del pit stop sotto virtual safety car causato dall'incidente di Yuki Tsunoda, peraltro incidente particolarissimo col giapponese che esce dai box e di fatto va a muro con le gomme fredde, incidente veramente clamoroso e di fatto va a equiparare un po' un vantaggio che ebbe anche Verstappen visto la virtual safety car causata dal suo compagno di squadra Perez che abbiamo visto poc'anzi. Sainz a un certo punto sembra anche averne di più perché fa anche una marea di giri veloci, ma purtroppo non avrà lo spunto per provare a vincere. Se avesse vinto Sainz sarebbe stato qualcosa di veramente incredibile, perché parliamo comunque di un pilota che di gara in carriera ne ha vinta una sola, e parliamo di Monza, se non sbaglio, dove evidentemente o forse fece podio. Comunque è un pilota che non è abituato sostanzialmente a gareggiare da tanto tempo nelle posizioni di testa. L'anno scorso ha avuto una buonissima stagione battendo Leclerc, quest'anno si è ambientato molto male con questa macchina, ha fatto anche errori abbastanza gravi, in alcuni casi gli si è fusa la macchina, insomma è una stagione abbastanza altalenante per essere buoni per Carlos Sainz, che qui comunque si riscatta e alla fine però non riesce ad averla meglio di Max Verstappen, che vince ancora una volta e va ad allungare in testa al mondiale. Per l'olandese la 17ª vittoria in carriera e suona ancora una volta Helmut Wilhelmus, un grandioso Sainz, in questo caso finisce secondo, e un Lewis Hamilton di strategia con una Mercedes che non è ancora performante, ma che comunque con una Ferrari in meno e una Red Bull in meno ha capitalizzato, e stavolta non con Russell, appunto vede il podio. Molto raggiante perché Hamilton è solo al secondo podio della stagione, ma veramente è un podio che per l'inglese fa morale. Hamilton peraltro ha rischiato di saltare il Gran Premio del Canada per un infortunio alla schiena, che però si è risolto, visto anche le conseguenze del porpoising a Baku, e alla fine ha fatto una grandiosa gara ed è arrivato a podio, peraltro battendo Russell sia in qualificazione sia in gara. Veramente prova maiuscola di Hamilton, che se fosse sempre così sarebbe un grande spoiler evidentemente per gli altri contender al titolo del mondo, che verosimilmente sono Leclerc, se dovesse avere una macchina ancora più performante, e le due Red Bull logicamente con Verstappen nettamente favorito, un Verstappen che appunto con questa vittoria vola a 175 punti in classifica, e da quando si è rientrati in Europa praticamente, eccezione fatta appunto per le trasferte azzere e canadesi, le ha vinte praticamente tutte tranne Monaco, che ha fatto terzo. La svolta è arrivata quando la Red Bull ha lavorato tantissimo sui problemi di affidabilità che hanno colpito la scuderia austriaca in Bahrain e in Australia. Infatti si è visto come dalla gara di Imola Verstappen e la Red Bull in generale erano la scuderia e l'uomo da battere.
185 punti su 225 disponibili sono veramente tanti, e il vantaggio sui diretti seguitori è veramente clamoroso, perché il secondo, Sergio Perez, che comunque fa 0, è a 129. Leclerc, che ha fatto una buona quinta posizione, ma con la macchina che ha la rimonta, a mio modo di vedere, era abbastanza scontata, è a 126. Di fatto è secondo ex aequo con Perez, perché 3 punti in questa parte della stagione sono veramente pochi. Il problema è che se Verstappen non sbaglia e continua ad avere questo ritmo, il mondiale è fortemente indirizzato, se non chiuso del tutto, verso la scuderia austriaca, il secondo titolo del mondo consecutivo per Verstappen, che comunque ha dimostrato sicuramente di essere superiore nel complesso. Sainz ha fatto una gara straordinaria, avendo un ultimo stint veramente performante, causato anche dalla safety car dovuta appunto a Tsunoda. Gomme dure più performanti di Sainz rispetto a Verstappen hanno fatto sì che lo spagnolo fosse sempre in lotta, ma purtroppo gli mancava il centesimo per fare l'euro a Sainz, di conseguenza è solo tra virgolette seconda posizione, è comunque seconda podio in tre gare per comunque colui che è comunque quinto nel mondiale, scusate il cervello dell'italiano, ma è comunque importante far capire questo concetto. È comunque una stagione che può risollevarsi, non è ancora pienamente soddisfacente per Carlos Sainz, anzi, dovessi fare il pagione dei promossi e bocciati, Sainz per me sarebbe un bocciato in questo momento, ma comunque giusto celebrare una gran bella gara di Sainz, peraltro fatta con il giro veloce. E terzo è quello Lewis Hamilton, che appunto si ripete sul podio dopo la prima gara della stagione in Bahrain, ma questo è un podio vero, perché in Bahrain sappiamo come le due Red Bull si siano di fatto auto-eliminate. Qui si è eliminata una sola, la Ferrari era dietro per problemi suoi ed Hamilton è stato bravo a capitalizzare. La Mercedes non è la macchina più performante, però ripeto, ancora una volta Hamilton è stato davanti a Russell, quindi per una volta applauso al pluricampione inglese. Il deluso è sicuramente Russell, che comunque è vero, mantiene sempre questa streak incredibile di gare nella top 5, siamo appunto a 9 in questa stagione, ma comunque con questa macchina poteva comunque puntare al podio, cosa che non ci è riuscita. Hamilton in questo caso è stato molto molto superiore. Direi che al quinto abbiamo detto, partiva 19esimo, è arrivato in questa posizione, un po' sfruttato i ritiri che ci sono stati, ma comunque erano ritiri ininfluenti, perché a parte Perez che altri avrebbe superato in carrozza, non ho capito sinceramente la strategia della Ferrari quando l'ha fatto rientrare nel secondo pit stop dietro a tutto quel gruppone che si lottava la zona punti. Probabilmente aspettando qualche giro in più si poteva mettere comunque Leclerc quinto in maggior sicurezza senza fargli perdere tempo, e invece appunto il Monegasco ha dovuto effettuare sorpassi probabilmente inutili, visto che quinto ci sarebbe arrivato secondo me in ogni modo. Sesta posizione per l'Alpine di Esteban Ocon, che incredibilmente finisce davanti a Fernando Alonso che partiva addirittura secondo, clamorosa la posizione dello spagnolo in qualificazione, ma poi per il gioco dei pit stop alla fine Ocon, drift di Rafa, finisce sempre davanti al pilota spagnolo. Settimo è Valtteri Bottas, che in realtà sarebbe arrivato dietro ad Alonso in realtà nel computo del traguardo, ma in realtà il pilota spagnolo verrà penalizzato e finirà nono addirittura, viste delle irregolarità fatte in pista. È un nono posto che grida veramente vendetta per Fernando Alonso che peraltro ha dichiarato quasi apertamente che l'Alpine favorisca Ocon, che se non dovesse cambiare situazione Alonso potrebbe cambiare scuderia, e per la Renault sarebbe comunque un cadere in piedi da un certo punto di vista, perché bussa alla finestra quel tale Oscar Piastri di cui abbiamo tanto parlato nei giorni precedenti. Attenzione al pilota australiano, che potrebbe tornare utile forse addirittura già in questa stagione, ma per un'altra scuderia, in particolare la Williams. Con la penalizzazione di Alonso abbiamo un gran bel risultato, quello di Guan Yu Zhou, ottavo. Lo dico già subito, per me Guan Yu Zhou è il rider, o meglio il driver del giorno, perché siamo sulle quattro ruote. Guan Yu Zhou ha fatto un ottavo posto straordinario, è cresciuto in ogni caso in queste due gare il pilota cinese. È vero che a Baku si è ritirato, ma comunque era lì lì per giocarsi la zona punti. Qui ha fatto una signora qualificazione, decimo su pista bagnata in Q3, e poi addirittura con dei sorpassi anche veramente veri in pista, soprattutto quello all'esterno in curva 1 su Stroll, ha meritato la zona punti. L'ottavo posto di Guan Yu Zhou è un risultato in questo caso vero, e quindi bravissimo il pilota cinese, sono 3 punti totale per lui. Driver del giorno secondo me il 24 di Alfa Romeo, che ne piazza 2 a punti. Con la penalità poi di Alonso in realtà non si inficia il risultato finale, perché il canadese Lance Stroll va a punti, e meno male, perché se Lance Stroll non va bene a Montreal, dove dovrebbe andare forte? Probabilmente da nessun'altra parte, perché Lance Stroll di base non va forte in la maggioranza dei circuiti. A Montreal ci sta che conosca la pista, assetto di casa. L'altro canadese invece ha fatto ancora una volta ultimo in pista, Latifi, dovrebbe e potrebbe lasciare il posto a quello scarcastro di qui sopra. Le voci di mercato dicono che in caso di non miglioramento della posizione del canadese, Latifi venga appunto rimpiazzato da Piastri in attesa che vada in Alpine l'anno prossimo. Per il resto i piazzamenti non sono niente di che, ancora una volta
ci sono dei ritirati per il motore, abbiamo visto Perez, abbiamo visto anche Mick Schumacher per i motorizzati Ferrari. Ripeto, anche una volta l'affidabilità è un fattore. La Mercedes sembra l'unica scuderia che abbia più o meno risolto i problemi di affidabilità, infatti abbiamo molti motorizzati Mercedes che arrivano al traguardo, non sono comunque competitivi perché, ripeto, il migliore è stato Hamilton terzo. La Ferrari si è riscattata ma ha perso un motore con Mick Schumacher, è in dubbio come questa stagione sia molto di sviluppo per tutti i motoristi, e vedremo già se in Gran Bretagna, al prossimo Gran Premio che sarà tra 2 settimane se non erro, ci sarà il riscatto della Ferrari, una Ferrari che ha dimostrato di esserci e in alcuni casi di giocarsela con questa Red Bull, che è la scuderia secondo me più forte. È un mondiale che è indirizzato, di certo non è chiuso perché siamo neanche al giro di boa, ma avere un distacco di 185 con 226 punti è comunque ragguardevole per sparare le prime impressioni, i primi giudizi. In ogni caso è indubbio come Verstappen è ancora il favorito, e di fatto da quando si è rientrati dopo le prime 3 trasferte extra europee la Red Bull le ha vinte tutte, di fatto 5 con Verstappen e una con Perez. La Ferrari un po' le ha buttate per errori suoi, un po' ha avuto sfortunissima veramente con motore, affidabilità, però si sta pian piano ritrovando. Vedremo se ci sarà una seconda pari stagione all'altezza. Chi manca evidentemente dal novero dei partecipanti è la McLaren, una McLaren veramente disastrosa, e qui faccio la parentesi da tifoso perché Ricciardo finisce 11°, Norris addirittura è iper dietro 15°, una McLaren che ha avuto anche problemi in pit stop. Oggi veramente i meccanici McLaren hanno boicottato la gara dei miei due Alfieri, ma secondo me la delusione del giorno non è la McLaren ma è Pierre Gasly, un Pierre Gasly che è passato dal 5° posto dell'Azerbaijan, una gara straordinaria, a essere il driver del giorno, evidentemente alla delusione, perché comunque in una gara ravvicinata Gasly ha sempre dimostrato di fare molto bene e l'Alfa Tauri abbiamo visto ha comunque del potenziale. Peccato perché Gasly un po' si è fatto fuori da solo in Q1, ma Gasly è un pilota comunque performante, abbiamo visto come i piloti performanti abbiano fatto sorpassi in questo Gran Premio del Canada, e evidentemente Gasly non era in giornata. Comunque onesta e brutta 14ª posizione per il pilota francese, che per me in questo caso si merita la delusione del giorno. Questo dunque è il Racing Podcast del Gran Premio del Canada, anche se per il giorno dopo. Fatemi sapere evidentemente che cosa ne pensate. Il prossimo appuntamento con il Racing Podcast sarà sempre questa domenica, ma per tornare a parlare del moto mondiale che fa appunto back to back con il Gran Premio di Olanda, il circuito WTT di Assen. In ogni caso questo invece è il Racing Podcast sulla Formula 1, e ovviamente aspetto con ansia le vostre opinioni nella sezione commenti. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.